Come avevo detto in passato, eravamo stati anche un po' sfortunati in alcune gare e il risultato non premiava il miglioramento del gioco. Oggi è stata la dimostrazione quanto invece i risultati aiutano a sentirsi sicuri, perché oggi è stata una partita dove invece non abbiamo giocato benissimo, un po' contratti, forse neanche troppo, non abbiamo giocato con l'entusiasmo, ci voleva un po' più di cattiveria per chiudere la partita. Diciamo che è stata sempre più 3, più 4, più 5 il secondo tempo, per cui era abbastanza buono così, però mi sarei aspettato appunto più entusiasmo, più gioia dopo un gol, invece era quasi un po' tutto normale. Questo fa capire che hanno acquistato una grande sicurezza i ragazzi, e anche quando non si gioca bene come oggi è importante vincere, e oggi questo l'hanno imparato. Sei sorpreso che questa continuità dei risultati è giunta proprio forse in momento un po' più difficile a causa degli infortuni che ci sono, insomma, in questa rosa, in questo momento? Diciamo così, che noi siamo partiti molto tardi e in preparazione e abbiamo avuto da assemblare 18 giocatori che erano tutti nuovi, per cui all'inizio delle prime partite abbiamo pagato un po' sicuramente anche questo, e adesso si vede che c'è un gioco, c'è una difesa molto più attenta, una difesa che è speciale in altezza in mezzo. È vero, però non dobbiamo manco dimenticare che abbiamo tre grandissimi assenti, Medicina, Zanon e Deruvo, che veramente in partenza erano tre giocatori di forza. 12 partite giocate, ne manca solo una al termine del giorno di andata, il bilancio dice 6 vittorie e 6 sconfitte, c'è da essere soddisfatti insomma per l'andamento di questa prima fase di stagione? Io penso che c'è da essere soddisfatti al di là delle 6 vittorie e 6 sconfitte dal progresso che i ragazzi hanno avuto, è questo che cerchiamo di formarli in una maniera più completa possibile, e questa non ce lo dobbiamo mai dimenticare, non ce lo dovevamo dimenticare all'inizio quando si perdeva un po' di più, non dobbiamo dimenticarcelo adesso, per cui bene così, andiamo avanti, affrontiamo il Sassari tranquillamente, testa alta, con il nostro gioco, e poi faremo le giuste vacanze. Ci abbiamo provato, non è stata una settimana semplice per noi, abbiamo 3 infortunati, 2-3 malati, che in questo periodo è meglio tenerli lontani dalla squadra, quindi siamo venuti qui un pochino a ranghi ridotti, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e combattutissima fino alla fine, in realtà non è stata proprio combattuta fino alla fine, ovviamente il campus ha a disposizione tanti ragazzi, giovani, corrono 60 minuti, possono alternarsi, noi oggi eravamo in 10 contati, quindi abbiamo patito fin dall'inizio il ritmo gara, sicuramente a ranghi completi sarebbe stata una partita diversa. Siamo quasi alla giro di boa, manca una sola giornata, 11 punti in 12 partite per il Follonica. Vogliamo tracciare un bilancio di questa parte iniziale di stagione, un bilancio positivo, come lo giudica il suo tecnico? Allora, il bilancio per me non è positivo, perché io non sono mai soddisfatto, io pretendo sempre di più da me stesso e dalla squadra. Sicuramente abbiamo lasciato punti pesanti nel giorno d'andata per strada, e sono punti che nel giorno di ritorno dovremmo fare sicuramente, perché noi in questo momento dovremmo aver avuto molti più punti di quelli che abbiamo in realtà in classifica, quindi pretenderò dalla mia squadra che certe partite che sono state perse all'andata vengano vinte al ritorno, senz'altro. Un giudizio su questo progetto della federazione, su questa formazione stanziale qui a Chieti del Campus Italia? Secondo me è un progetto validissimo, in tante altre federazioni è un qualcosa che esiste già da molto, e se vogliamo far crescere il movimento anche in Italia è giusto che ci sia questo tipo di progetto che venga sostenuto da tutte le società, e è una cosa meravigliosa. Ivano Rossi, è un buon momento questo per il Campus Italia, 3ª vittoria consecutiva. Certo, ci stiamo andando molto bene, stiamo migliorando tutti quanti e i risultati si vedono, infatti come hai detto questa è la 3ª vittoria consecutiva e siamo tutti quanti molto contenti. Senti, anche la tua prestazione è stata sicuramente una delle migliori, quella di oggi, e considerando che questa squadra continua a giocare sempre più con il pivot, forse anche a causa un po' delle assenze degli altri giocatori, degli infortuni, insomma giustamente Trillini trova anche nuove soluzioni, questa sera ha giocato molto con te, con il pivot. Sì, questo è vero, proprio per le nostre assenze stiamo cambiando un po' il nostro gioco e stiamo migliorando molto sui pivot, anche grazie agli elementi specifici che stiamo facendo qua al campus e grazie al nostro allenatore Maione. Come ti trovi qui a Chieti? Molto bene, siamo riusciti ad ambientarci tutti quanti e sono molto contento di vivere questa esperienza qua al campus e di stare con tutti gli altri ragazzi. I
tuoi obiettivi personali per questa stagione e di gruppo, insomma, perché tu fai parte di questo gruppo che poi andrà a fare gli europei la prossima estate, no? Sì, sicuramente come obiettivo posizionarci nel miglior punto della classifica, sicuro, e poter migliorare e poter andare a giocare agli europei con una squadra molto forte e competitiva.